Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi unboxing in collaborazione con il sito NBiz. Vi mostro cosa ho scelto in collaborazione. Perdonatemi se in questi giorni sto pubblicando un unboxing dopo l'altro, ma in pratica tutti i pacchettini delle collaborazioni mi sono arrivati tutti insieme appassionatamente e quindi adesso vedete tantissimi unboxing, ma ovviamente arriveranno anche tanti tutorial perché prima o poi questo materiale che ho scelto dovrò anche utilizzarlo e quindi ci saranno anche tantissimi altri tutorial sul canale interessanti, quindi seguitemi, attivate la campanella e ovviamente iscrivetevi al canale. Adesso vi mostro in dettaglio cosa ho scelto appunto dal sito di NBiz. Questi sono tutti i prodotti, sono esattamente nuovi prodotti. Vi ricordo che all'interno della descrizione di questo video vi lascerò tutti i link di tutti i prodotti scelti e anche ovviamente del codice sconto, che in questo caso è Giulia, scritto con 2A01, per avere appunto 5 dollari di sconto per un ordine minimo di 40 dollari. Quindi vi lascio tutti i dettagli in descrizione di questo video e adesso vi illustro i prodotti che ho scelto. Il primo prodotto che ho scelto è questo qui. È un set di rete canvas con questa forma molto particolare. Questo è il codice del prodotto e all'interno sono presenti 10 pezzi di questa rete. Questa l'ho subito amata, questa rete, perché effettivamente è davvero una forma molto particolare e carina e ho subito pensato a una decorazione per l'albero di Natale. Perché immaginatela appunto ricoperta con del tessuto, del nastrino o anche del semplice cordoncino, tutta appunto ripassando in questi fori per poter appunto decorare questa rete. Quindi ho preso questo set appunto con questa forma davvero graziosa e poi ho scelto anche sul sito di NBiz questa qui che è una stellina. Questa qui viene venduta singolarmente, infatti ne ho prese un bel po', ne ho scelte 8. E qui, come vedete, questo è il codice del prodotto. Come dicevo prima, viene venduta singolarmente e già anche già il gancetto per poterla poi appendere dove volete. Questo stesso discorso va appunto ricamata tra virgolette con il tessuto e poi possiamo farci quello che vogliamo. Davvero molto carina questa stella, quindi credo che anche questa andrò a realizzare appunto una decorazione sempre per l'albero di Natale. Ovviamente è bella grande, non so se notate, ma è bella grande, ha io un albero piuttosto grande sia in altezza che in larghezza e quindi queste stelle si perderanno anche un po' all'interno dell'albero, però come da tradizione io ogni anno vado ad inserire sull'albero di Natale delle decorazioni nuove, faccio un mischiume di cose, cioè robe che risalgono a quando, cioè oggetti e decorazioni che risalgono a quando io ero molto molto piccola, a anche cose più attuali, cioè ogni anno aggiungo un piccolo elemento appunto all'albero di Natale. È un po' caotico, ma mi piace così, quindi quest'anno andrò sicuramente ad inserire qualche elemento con la rete canvas. Oltre a queste due forme, ho scelto anche questa forma qui, una forma quadrata, molto semplice. Questo è il codice del prodotto, questo anche viene venduto singolarmente. Io qui anche ne ho presi un bel po', se non erro ne ho presi 10 e come vedete appunto è quadrata e questa pensavo anche di ritagliarla perché volendo la rete canvas possiamo tranquillamente anche ritagliarla della forma che vogliamo, un cuoricino, una stella, una croce, qualsiasi forma volete appunto ricreare, basta ritagliare con una semplice forbice e appunto poi andarla a ricamare con il cordoncino, il tessuto, quello che si vuole. E quindi in realtà questi qui li avevo anche pensati come contenitori perché siccome hanno già una forma bella quadrata, al limite realizzare i quattro lati appunto del contenitore più la parte della base sempre quadrata per andare a realizzare appunto un contenitore, un piccolo contenitore. Poi ovviamente vi mostrerò come si fa in un tutorial o in altri video in collaborazione non. Quindi ho fatto un po' di scorta di questa rete canvas. Qui c'è un'altra stellina. Ci sono una marea di stelline. Per quanto riguarda il tessuto, ho scelto il nastrino. Non so se ho sbagliato come misura perché ho preso questi due
due nastrini rossi, il colore è davvero molto bello. Non so se dovevo appunto scegliere il nastrino un po' più piccolo. Dovrò fare alcune prove, poi vedremo in corso d'opera all'interno del tutorial se questa dimensione di nastrino va bene per le mie stelline oppure se dovrò appunto cambiare il tessuto. Scusate l'interruzione, ma vivo in una casa di pazzi dove effettivamente quando sto facendo qualcosa tutti quanti hanno bisogno del mio aiuto. Comunque, ritornando a noi, per quanto riguarda i nastrini, vi farò sapere se effettivamente ho sbagliato o meno la misura per poter appunto andare a decorare queste stelline. Vi farò sapere appunto all'interno del tutorial. Poi farò delle prove e quindi poi man mano vi aggiornerò della situazione. Comunque, ne ho presi appunto due. Poi ho scelto anche questo set di cerniere. Sono presenti esattamente 10 cerniere nere all'interno di questa box con tessuto e ovviamente tessuto e plastica. Mi servivano delle cerniere nere, quindi ho scelto queste qui. Poi, per quanto riguarda la rete canvas, sì, ho scelto solo quei tre elementi. Poi ho scelto, ah no, ho scelto anche questi, perdonatemi, ma eccoli qua. Ho scelto anche quest'altro formato per quanto riguarda la rete canvas, che è un rettangolo piccino. In pratica, davvero ho fatto scorta di rete canvas da qui a 1000 anni. E come vedete, questo si presta bene anche per i laterali, per quanto riguarda le borse o anche delle piccole pochette, perché no? Ovviamente, questo qui va ritagliato e poi qui possiamo utilizzarlo anche come questo buco qui più grande, come aggancio per quanto riguarda gli anellini per sostenere appunto la borsa o la pochette. All'interno, questi sono presenti 10 pezzi di rete canvas rettangolare. Poi, per quanto riguarda gli altri cosini che ho scelto anche questo braccialettino in acciaio. Mi piaceva sia la maglia del bracciale che è bella fitta e grande, e poi c'è questo piccolo cuoricino con la scritta Love. Siccome in acciaio è dorato e quindi l'ho subito preso perché me ne sono innamorata, davvero molto carina. Semplice, però sono le cosine che indosso tutti i giorni, sinceramente. Quindi, appena ho letto che è in acciaio, quindi l'ho preso. Questo è il codice del prodotto. Poi all'interno, non so come mai, ma ci sono anche queste. Queste non le ho scelte, sinceramente. L'ho fatto anche presente a Nibiz, ma avevo scelto tre di questi, tre nastri rossi. Forse non erano disponibili e quindi mi hanno messo le tartarughine. Potevano anche evitare perché non lo so, non le trovo molto estive, quindi non adatte neanche al periodo. Però vabbè, le terrò da parte e creerò dei piccoli bracciali, quelli in cellù, e andrò a mettere queste tartarughine centrali per fare qualcosina di estivo, cioè tartarughe, questi colori molto molto tenui, di certo non sono adatte per il momento, però va bene, non fa niente, andiamo avanti. Poi l'ultima cosa che ho scelto è questo set di 5 pezzi per quanto riguarda gli stampi per la resina. Queste sono per creare appunto delle piccole palline, no, più che altro sono tondi, e con all'interno c'è tipo la famiglia dei pupazzi di neve, sono carinissimi. E qui c'è anche già c'è tipo il supporto per poter inserire le micro lucine, perché volendo le lucine, quelle lì dell'albero di Natale, si possono anche inglobare all'interno della resina. Io non ho mai provato, però prima o poi proverò anche a fare questo piccolo esperimento, e sarebbe carino andarle a realizzare appunto tutte queste sfere, tutte queste decorazioni natalizie con la resina, appunto metterle tutte quante vicine e poi dopo sopra far passare il filo di luci che vengono appunto inglobate all'interno di queste creazioni in resina. E quindi sicuramente un video sarà per quanto riguarda la rete canvas e l'altro video sarà dedicato appunto alla resina. Quindi ragazzi, queste erano tutte le cosine che ho scelto appunto dal sito di NBeads, spero che siano state di vostro gradimento. Io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuovi video. Ciao, ciao a tutte!